Signori, buongiorno a tutti e rieccoci ritrovati nel nostro appuntamento del venerdì all'una in punto, appuntamento dove parleremo di investimenti e di opportunità immobiliari tutte biellesi. Intanto noi, per chi fosse la prima volta che ci segue, siamo l'agenzia immobiliare Abita, nata a Biella nel 1986. Andiamo a vedere da chi è formato lo staff interno. Intanto abbiamo la nostra Queen, la ragioniera Benedetta Bertagnoglio, lei che si occupa delle locazioni. Ci sono io, Nicolò Zuppichiatti, addetto alle vendite, il dottor Paolo Rizzo, social media manager, dottor Marco Paini, plurimandatario assicurativo, dottor Mattia Bottosteglia, broker dei mutui, colui che collabora con 22 banche in grado di cucirvi letteralmente su misura il mutuo più adatto alle vostre esigenze. Sempre all'interno con noi troverete il geometra Silvio Zuppichiatti, addetto alle vendite, il nostro bel legale, l'avvocato Enrica Borgna, il dottor Filippo Rimini, commercialista, e il geometra Stefano Levis, colui che si occupa di tutta la parte tecnico-burocratica inerente al nostro settore. In più, essendo 36 anni che svolgiamo questa professione, abbiamo avuto modo di selezionare numerosi professionisti da mettere a vostra disposizione se comprate casa da noi. E dobbiete restaurarla o ristrutturarla e non avete i vostri artigiani, noi collaboriamo con qualsiasi professionista che vi possa venire in mente, dall'impresa di traslochi, di pulizie, decoratori, idraulici, muratori e chi più ne ha più ne metta. Seri professionisti che saremo ben lieti di mettere a vostra disposizione. Signori, per chi ci segue da fuori, perché vi parliamo sempre del nostro bel biellese? Ma perché il biellese è in una posizione magnifica che ci permette di essere comunicanti a soltanto un'ora dalla Valle d'Aosta, a 90 minuti da Genova, a un'ora da Milano e a 50 minuti da Torino. Oggi, per biellese territorio straordinario, vi porterò nel comune di Muzzano, siamo a 5, esagerando 7 minuti dal centro di Biella, dove l'impresa Apollo, che tra poco vi presenterò, ha costruito una villa bifamiliare di cui una metà è già stata venduta e la abitano da pochi mesi, l'altra metà la stiamo ultimando e ce l'abbiamo in vendita. In più, fronte a questo contesto, ancora 4 lotti disponibili per costruirvi la casa su misura e che rispetti le vostre richieste. Intanto appunto il paesino di Muzzano, che si trova nella prima collina subito ai piedi delle nostre splendide Alpi Biellesi, quindi siamo immersi in un polmone verde ricco di natura e in questo splendido paesino andiamo appunto a vedere le ville costruite dall'impresa Apollo, anzi dalla famiglia Apollo, che la villa che vi presenterò è una villa nuova e in classe A4, quindi a livello di risparmio energetico è veramente il top di gamma. Proseguiamo, questa è la proprietà vista dall'esterno della struttura che vi sto facendo vedere in questa slide. La parte di destra è quella rimasta da vendere, mentre la parte di sinistra, come vi dicevo, è già stata venduta ed è abitata da pochi mesi. Signori, quando costruire è una passione e oserei aggiungere quando l'amore e la dedizione per il proprio lavoro viene trasferito e trasmesso in tutto in ciò che si fa, o come in questo caso in ciò che si crea. Intanto, un particolare degno di nota che ci tengo a farvi notare è la lattoneria di queste strutture create appunto dall'impresa Apollo. Qui parliamo di lattoneria tutta in rame a 6 decimi, quindi non lamiera preverniciata. Tutto in rame a 6 decimi, sappiamo tutti il costo del rame che ha, guardate dallo scatto. La profusione di rame che abbiamo in queste strutture. Come vi dicevo appunto, la parte de di destra che vedete in questo scatto che vi sto mostrando è la parte che è rimasta da vendere, ha circa 800 metri di terreno a disposizione più rimessa doppia. All'interno vedremo che sono ancora totalmente libere, quindi personalizzabili anche nelle divisioni interne e vedremo che spazi potrà ospitare. Questa è sempre la struttura vista dall'esterno. Intanto qua parliamo di case con struttura in cemento armato in antisismica. Questo è veramente un monolito di cemento armato. Sono proprietà che non temono il passare del tempo e che rimarranno in queste condizioni per i prossimi 100 anni. Proseguendo, la casa appunto è dotata di un cappotto esterno di 15 cm, oltre che un sistema di isolamento a tetto veramente molto molto importante.
Fronte contesto, abbiamo quest'area che l'impresa doveva destinare al comune e lui ne ha ricavato un'area giochi per bambini dedicata appunto al contesto che andrà a costruire. Qua siamo in uscita dalla zona giorno, dalla zona porticati che esce dalla cucina. Qua vi volevo indicare, come vi anticipavo poco fa, lo spessore importante del tetto dovuto al materiale isolante che si trova al suo interno. Anche qui possiamo notare di nuovo gronde e canale di spluvio in rame 6 decimi. La cura nei dettagli e la continua ricerca che ha questa impresa in ciò che fa e in ciò che costruisce è veramente visibile in ogni centimetro quadrato. Muzzano, una casa per sempre, come vi dicevo, è un monolito in cemento armato che non teme il passare del tempo. Qua siamo sempre all'esterno della struttura dove si può vedere l'area cortilizia e l'accesso all'autorimessa doppia di questa proprietà, mentre nello scatto di destra siamo nella zona notte di questa villetta. Come vi dicevo, all'interno è completamente libera, sicché si potranno porre le rispettive divisioni interne a vostro piacimento. Dato ancora molto importante da osservare è la massiccia struttura del tetto. Qui abbiamo un tetto in lamellare. È un tetto che veramente può sostenere carichi eccezionali di neve senza fare il minimo movimento. Questa è sempre la zona notte, anche qui di nuovo vi faccio notare la struttura in lamellare del tetto. Come vi dicevo, la villa all'interno è ancora completamente libera, sicché si può suddividere lo spazio internamente a vostro piacimento. Qua siamo nello scatto di mezzo, invece in uscita nella zona porticata della zona giorno. E anche il piano terreno, che è lo scatto più piccolino che vedete sulla sinistra, ritrae lo stato attuale interno di quella zona, quindi anche lì ancora tutto in un ambiente unico e divisibile a vostro piacimento. Ma proseguiamo, dopo 15 anni di Francia, signori. Come vi dicevo prima, l'impresa Pollo ha alle spalle 15 anni di costruzioni in Francia, dove le caratteristiche del territorio, le esigenze di costruzione della montagna hanno richiesto diverse caratteristiche di costruzione, loro hanno imparato a costruire con queste metodologie e le hanno portate nel nostro splendido territorio, costruendo queste proprietà che hanno delle caratteristiche leggermente differenti dallo stile classico di costruzione al quale siamo abituati. Questa è sempre la proprietà vista dall'esterno. Vi ricordo che noi abbiamo in vendita la parte di destra che vedete nella presente slide. Peccato che lo scatto è fatto da una giornata dove le montagne erano coperte dalle nuvole, altrimenti lì dietro voi avete un quadro sulle montagne veramente spettacolare. Vi ricordo che tra l'altro siamo immersi nella natura. Questa villa al suo interno, che misura circa 160 metri quadrati, internamente potrà ospitare una grande zona giorno, la cucina, 3/4 camere da letto e 2/3 bagni, rimessa doppia, il porticato, balconi e, come vi dicevo, il tutto su 800 metri quadrati di giardino privato. Proseguendo, sempre signori, la Francia insegna, qua l'impresa ha costruito queste ville che ve lo ricordo sono in classe A4, quindi il top di gamma a livello energetico, antisismico, e con fotovoltaico e pompe di calore che vanno ad alimentare il sistema di riscaldamento a pavimento radiante. Sono ville che veramente avranno dei costi di gestione veramente, veramente irrisori. Questa bellezza, chiamiamola così, ve la proponiamo per soli 390.000 euro. Andiamo a vedere. Come al solito abbiamo fatto un conteggio di mutuo in 25 anni, se 390.000 euro è la richiesta, il 90% che ad oggi riusciamo a farvi erogare dalle banche vuol dire riceverne 350.000 euro di mutuo. Con un apporto iniziale di soli 40.000 euro ed una rata irrisoria di soli 1.319 euro al mese ad un tasso dell'1%, voi potrete cambiare totalmente la vostra vita, venire via da queste grandi città come Torino, Milano, Bologna, Genova e dove vivete e venire a vivere in un angolo di paradiso biellese. Ma come al solito, la presentazione dell'immobile finisce qui ed ora, per chi appunto non conosce proprio bene il nostro bel territorio, vi invito a fermarvi ancora qualche minuto che vi illustrerò qualche angolo meraviglioso della nostra bella città. Vi
Biellese, territorio straordinario, come sempre, ne abbiamo anche creato una community che dopo vedremo. Se venite a visitare il Biellese, una delle meraviglie che troverete nel nostro territorio è il Ricetto di Candelo. Candelo è un paese che dista 5 minuti dal centro della città, al cui interno è situato il Ricetto di Candelo, che è un borgo fortificato risalente all'anno 1000. Gli scatti che stanno passando lo ritraggono allo stato attuale, è veramente una meraviglia al cui interno il tempo si è fermato. Il Santuario Mariano d'Oropa, altra meraviglia tutta bellese da andare assolutamente a visitare. Santuario dove tra l'altro è situata una delle poche Madonne Nere presenti in tutta Europa. Questo è il santuario visto dall'alto. Andate a visitarlo, non potete non andare in uno dei tanti ristoranti che troverete in quella location e gustarvi un piatto di polenta concia tutta bellese. Poi, per smaltire la polenta, a fianco al santuario, nella zona che vi sto indicando col cursore, trovate il cimitero monumentale d'Europa, di cui sono passati adesso gli scatti, altra cosa meravigliosa, assolutamente da non doversi perdere. Proseguendo, torniamo a Biella, nella parte antica di Biella, il piazzo da dove sorge la nostra bella città. Anche qui fate un salto nel 1200, dove il tempo si è fermato, e andate a vedere che fantastica location è il nostro piazzo da dove sorge la nostra splendida città. Il lago di Viverone, qua siamo circa un quarto d'ora di strada dal centro di Biella, un'altra location meravigliosa dove tra sport, amore e romanticismo, a 20 minuti di strada voi potete passare delle giornate meravigliose facendo attività sportiva o godendovi comunque ciò che vi offre il nostro bel lago. Percorsi per le mountain bike, di percorsi ne abbiamo di innumerevoli, voi basta uscire di casa con la vostra bicicletta, prendete una qualsiasi direzione e vedrete che dai percorsi più impegnativi a quelli molto più facili ne avete veramente da sbizzarrirvi in ogni direzione. Signori, Biellese, territorio straordinario. Venite via da queste grandi città. Siete amanti del golf? Benissimo, a 20 minuti di strada dal centro di Biella troverete il campo da golf Le Betulle, che è uno dei campi da golf più rinomati di tutta Europa. Gli scatti parlano da sé. Siete amanti dell'equitazione, di centri di equitazione, ne troverete di innumerevoli nel nostro territorio. Non avete che da scegliere e dirigervi verso la località che più vi aggrada. Per quanto concerne l'attività sportiva all'aperto, abbiamo numerose ferrate da poter percorrere. Quella in questione è quella di Sordevolo. Sordevolo è a 5 minuti dal centro della città. Anche qui gli scatti parlano da sé, guardate che location meravigliosa dove potete fare attività sportiva respirando aria buona. Sordevolo, tra l'altro, famoso per la Passione di Cristo che si tiene ogni 5 anni ed è uno spettacolo unico al mondo. Non credete nulla, googolate e andate a vedere se quanto diciamo corrisponde a verità. Altra meraviglia, il Parco Naturale della Bessa, al cui interno è situata oltretutto una piramide. Altra location meravigliosa per fare attività sportiva all'aperto, come con la vostra mountain bike. Qua la storia parte dal terzo millennio a.C. e già nel secondo secolo a.C. era una miniera d'oro romana e tuttora si svolgono gare per la ricerca dell'oro. Altra location straordinaria, il Parco della Burcina, qua siamo di nuovo a 5-7 minuti dal centro della città, un'area verde meravigliosa dove potete passare veramente giornate immersi nella natura, respirando aria pulita, fresca e buona. Cosa fate in queste grandi città dove respirate smog tutto il giorno? Signori, nel Biellese potete. E poi ancora, siete amanti delle due ruote, venite a vedere cosa vuol dire arrivare con la vostra due ruote alla panoramica Zegna. Proprio al Santuario d'Europa, qua tra l'altro lo scatto che è appena comparso, il primo di gennaio, dove i biker più cazzuti vanno a ricevere la benedizione. Di percorsi, curve su curve, sono veramente innumerevoli e meravigliosi. Non credete nulla, ci mettiamo a vostra disposizione, sia io che mio papà, e vi accompagneremo a fare un tour per farvi capire, come vi anticipavo già prima, che quanto diciamo corrisponde a verità. Per le famiglie che cerchiamo di attirare a Biella, portate qui a crescere e studiare i vostri figli. Siamo un polo d'eccellenza nella didattica innovativa e lo siamo anche nello sport, come ad esempio nella pallavolo, nel basket e nel rugby. I canali dove ci potete trovare, sulla pagina dalla quale ci state seguendo, oppure su YouTube, Instagram o sul nostro sito, tutto nuovo, uscito da neanche un mese, che è www.abitabiella.it, mentre la nostra sede la troverete in Biella, via Torino 61A.
Sempre parlando dei nostri canali, questo è il seguente, del seguente dal quale ci state seguendo, che lo trovate appunto come Abitabiella, agenzia immobiliare. Sotto la voce video troverete tutte le nostre offerte. Altra pagina alla quale vi invitiamo a lasciare un like, è la pagina diretta di Silvio Zuppichiatti, alla community che abbiamo creato, che è appunto Biellese Territorio Straordinario. Andate a visitare, una community veramente splendida, o all'altra nostra pagina che è Studio Associato Moving Real Estate. Il nostro canale YouTube, che trovate sempre come Abitabiella Agenzia Immobiliare, qui vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale e sarete al quale potrete poi andare a vedere tutte le nostre proposte immobiliari, i corsi fatti che andremo a fare, il libro che abbiamo scritto, le interviste, i lavori di restauro e le nuove costruzioni. Il nostro canale Instagram lo trovate sempre come Abitabiella Agenzia Immobiliare ed eccolo qua, il nostro sito nuovo nuovo, che è appunto www.abitabiella.it. Qua Paolo Rizzo ci ha lavorato per dei mesi, ha fatto veramente un'opera d'arte, un sito totalmente improntato al mondo video e con un blog al suo interno dedicato al settore. Questo invece è il giornalino locale, il Cerca Casa. Vi ho messo queste slide per spiegarvi cosa sono questi quadratini che vedete al piede delle immagini di illustrazione. Quello è il codice QR code, dove se voi, letta la descrizione, visto lo scatto che c'è di presentazione, vi interessa l'immobile, basta appoggiare la telecamera e inquadrare quel quadratino, vi apparirà un link che vi manda direttamente al video di presentazione di quell'immobile. Questa è la nostra sede, ci teniamo ancora una volta a ricordarvi che siamo soltanto a 50 minuti dalla Barriera di Milano, a 45 da quella di Torino, a 90 minuti da Genova. Venite a trovarci, parcheggio interno cortile dedicato a voi, non come nelle grandi città dove cercare parcheggio è sempre un po' un casino. Qua fuori dal nostro ufficio scendete dalla macchina e al resto pensiamo tutto noi. Sono appena comparsi tutti i nostri recapiti telefonici, i nostri indirizzi email dal quale ci potete contattare o scrivere per avere maggiori informazioni su quanto vi ho appena presentato. Signori, che rimane da dire? Biellese. Territorio straordinario, non credete a nulla di quanto vi ho appena fatto vedere, contattateci, venite a trovarci, vi faremo vedere che è tutto vero. Biellese, territorio straordinario, noi di Abita, sempre in movimento, grazie per averci seguito, buon pranzo a tutti, appuntamento alla prossima puntata.